Primo giorno di Carnevale a Venezia, edizione soft causa Covid, poche maschere in piazza San Marco, ma tanti ancora con la mascherina, niente mega eventi, piccole feste tra le calli e online, stimate 50.000 presenze. Luci riaccese nelle discoteche dopo quasi 50 giorni di chiusura, giovani in pista con prenotazione, super green pass e tanta voglia di ballare. Per i locali ripartenza in salita tra rincari e mancati ristori. Giornata di manifestazioni contro il caro bollette, in piazza famiglie e imprenditori, le aziende faticano a sostenere i costi, in Veneto a rischio 35.000 posti di lavoro. Pesante calo delle iscrizioni ai primi anni della scuola dell'obbligo, 7.142 alunni in meno rispetto al 2021. L'assessore Donazzan, serve maggior sostegno a natalità e famiglia. A 17 anni uccise il padre a colpi di macete, l'omicidio un anno fa in un piccolo campo rom di Rovigo. È arrivata la condanna per la fidanzata del ragazzo, avrebbe incitato il minorenne a compiere il gesto. Il fine settimana più romantico dell'anno nella città dell'amore. Verona è pronta a festeggiare San Valentino. Concerti, mercatini, spettacoli ed eventi anche in provincia. Cortina in festa per Stefania Constantini, la neocampionessa olimpica oro nel doppio misto del curling a Pechino, accolta dalla folla in piazza. Una serata ricca di emozioni. Buonasera da TG Veneto News, dunque primo giorno di Carnevale a Venezia, un'edizione comunque soft a causa della pandemia, poche maschere in piazza San Marco ma tanti ancora con la mascherina addosso, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto da ieri non c'è più, però ancora in tanti utilizzano il dispositivo di protezione individuale. Intanto però a Venezia niente mega eventi, piccole feste tra le calli, canali e soprattutto online. In questa prima giornata stimate 50.000 presenze, cominciano a tornare anche i turisti stranieri. Vediamo. Più mascherine anti-Covid che maschere. È una cartolina diversa da quelle che siamo abituati a vedere, quella di Piazza San Marco durante il Carnevale. Un'edizione ben lontana da quelle pre-pandemia, con cali e campielli colmi di turisti affascinati dai cortei in maschera. Thank you very much. Niente volo dell'angelo e nemmeno cortei. Gli eventi si terranno in gran parte online. La bella giornata di sole ha sicuramente portato numerosi turisti a raggiungere la città lagunare, ma la ripresa sembra ancora lontana. Lavoro ce n'è, c'è voglia di fare un giro in gondola? Poca, pochissima, anche perché ci sono tanti italiani, gente magari che abita qui vicino a Venezia, non è che di solito vanno a fare giri in gondola. Sempre pronti a scattarsi un selfie, i turisti portano un po' di colore e spensieratezza in centro storico. Molti sono italiani, ma c'è anche chi arriva dall'estero. Where are you from? We are from the Czech Republic. Abano Terme. Arriviamo dalla Lombardia, ma siamo originari della Sicilia. De donde eres? De Madrid, de España. Están aquí por el carnaval. Pues hemos venido. Siamo venuti per il carnevale, ma anche per visitare Venezia, visto che non c'eravamo mai stati. È una bellissima città. Where are you from? We live in Vicenza. I guess we were just looking forward to... Pensavamo di trovare più persone in maschera, ma non importa, qui è così bello ed è una bella giornata. Dopo due anni all'insegna delle restrizioni, i più piccoli abbassano la mascherina anti-Covid e alzano le maschere. Un'occasione per tornare ad assaporare un po' di normalità. Da cosa ti sei travestito? Dal gatto con gli stivali. Come ti chiami e quanti anni hai? Pietro, 5. Ti piace il carnevale? Sì! Come ti chiami? Federico. Quanti anni hai? 9. E da cosa ti sei travestito? Sono da carabiniere. Cos'è questo qua? Carabiniere. Ma anche i genitori e gli adulti più in generale colgono l'occasione per tornare bambini e per dimenticare, anche se solo per qualche istante, l'emergenza sanitaria. Bisogna tenere alto il morale e festeggiare quando si può. C'è chi, per sicurezza, preferisce tenere la mascherina anche all'aperto, nonostante l'obbligo di indossarla sia stato revocato. Innanzitutto io sono un medico, quindi igienista di medicina preventiva, quindi consiglio a tutti comunque nei luoghi affollati di tenere la mascherina. C'è tanta gente, magari è meglio prevenire, insomma, siamo più sicuri con la mascherina.
questa giornata vuole essere anche per i commercianti e gli albergatori un primo importante passo verso un graduale ritorno alla normalità. Abbiamo ricevuto alcune prenotazioni in più, sì. Siamo riusciti per il fine settimana ad avere il tutto esaurito, però con molta difficoltà. Veniamo da momenti veramente drammatici. Qualsiasi cosa arrivi sarà sicuramente positiva, sarà sempre meglio di un 2020 lockdown. Così il sorriso contagioso dei bambini riscalda una piazza che ha bisogno di tornare a vivere. Ciao! Le roadmap del governo verso la normalità, da ieri luci riaccese nelle discoteche dopo quasi 50 giorni di chiusura, giovani che tornano in pista con Super Green Pass alla mano e ovviamente tanta voglia di ballare. Mezzanotte e mezza, c'è la fila fuori dal Tweet, centralissima discoteca nel cuore di Bassano, tra le prime a riaprire in provincia dopo altri 40 giorni abbondanti di stop forzato. Ci siamo, comunque la voglia di divertirci c'è, sicuramente bisogna stare un po' attenti al Covid, a queste normative che ci sono nuove in questo caso, però sicuramente la voglia c'è, questo è importante. Tantissima! Mi auguro solo il fatto che adesso non si ritornino con altre restrizioni e che la situazione possa andare per il meglio. È una giornata importante, è una giornata di ripartenza, speriamo per tutti i locali. Questa riapertura ci siamo carichi. Penso che la gente sia stanca, i ragazzi hanno bisogno anche di evadere un po' dalla solita monotonia. Poi io sono un pro festa, quindi penso che fatta bene la festa ci sta sempre. Capienza per ora al 50% al chiuso e controllo doppio, non solo per il Green Pass. Noi chiediamo il QR code della prenotazione dove ci vengono riferiti i dati di ogni singolo cliente che entra. Luci e musica si riaccendono, la pista pian piano torna a riempirsi. Dopo due anni di chiusura con una semi riapertura di soli due mesi, la gente della notte torna a lavorare, che è uno dei settori che ha sofferto, forse il settore che ha sofferto più di tutti da questa pandemia. Il primo colpo d'occhio preannuncia una ripartenza a due velocità, lanciata tra i più giovani e più cauta tra gli over 30. Quel target 30-50 anni è ancora un po' più frenato e ancora un po' più dubbioso. Ecco, intanto puntiamo a far divertire quelli più giovani e a far divertire in estrema sicurezza. Un nuovo inizio comunque in salita. Oltre alla zavorra del recente passato, sulle spalle dei gestori pesano adesso i rincari delle bollette e delle materie prime. Abbiamo ricevuto non tanti aiuti, e anzi direi quasi irrisori, perché in due anni non si può pensare appunto che un'azienda possa stare in piedi con affitti, mutui e tasse di rifiuti. Difficile far tornare i conti perché abbiamo accumulato tanti debiti, i rincari energetici, tutti i tributi che comunque vengono richiesti costantemente e non sono stati minimamente tolti, saranno una grossa spada di Damocle e incideranno parecchio sulla ripartenza. Caro bollette che oggi ha portato in piazza famiglie ma anche tanti imprenditori, le imprese che faticano a sostenere i costi di luce e gas in Veneto, a rischio 35.000 posti di lavoro. Arrabbiati, stanchi, delusi, il Partito di Rifondazione Comunista è sceso in piazza contro il caro bollette che sta mettendo in ginocchio numerose famiglie. Armati di bandiere e striscioni, alcuni cittadini hanno manifestato per dire basta a questi aumenti. Sono un collaboratore scolastico precario nella scuola, per me questi aumenti sono un ennesimo impoverimento del mio salario, una spesa difficilmente gestibile che si sovrappone a tutte anche le più banali per la vita quotidiana e che mi impedisce di vivere in maniera stabile, mi costringe a fare salti mortali per far quadrare il proprio bilancio, la propria situazione economica ma anche di vita. Sono operatore sociosanitario, ho avuto una bolletta di due mesi di 600 euro, questi 600 euro più i 400 che pago di affitto mi hanno spezzato le gambe. Non solo cittadini e commercianti, secondo la CGIA di Mestre la stima è che nel primo trimestre di quest'anno le imprese venete saranno
saranno chiamate a pagare, rispetto al 2019, ben 1,6 miliardi di euro in più di energia elettrica e gas. Con bollette da capogiro rischiano di chiudere o, nella migliore delle ipotesi, di lasciare a casa una parte importante dei dipendenti. Dobbiamo aiutarle. I 6-7 miliardi che il governo ha intenzione di approvare la settimana prossima sono del tutto insufficienti. Le proteste però non sono limitate all'aumento delle bollette. I manifestanti hanno chiesto la reintroduzione della legge Fornero sulle pensioni. Noi pensiamo che 60 anni come anzianità anagrafica siano sufficienti per andare in pensione. Noi pensiamo che 40 anni di lavoro siano sufficienti per avere una pensione dignitosa. Succede in altri paesi europei e deve succedere anche in Italia. CNA Veneto, l'attacco sulla prima tranche di fondi del PNRR stanziati, troppo pochi per il Veneto che produce il 9% del PIL nazionale e troppo pochi per le piccole e medie imprese, traino della ripresa post-Covid. Vediamo il servizio. Le piccole e medie imprese venete rivendicano la loro parte di fondi del PNRR. Al momento sono 49 miliardi ripartiti nei territori di tutta Italia, 2,8 quelli attribuibili al Veneto, il 5,7% del totale. Una regione che genera il 9,2% del PIL nazionale grazie alle piccole e medie imprese che sono il 99,2% del totale. Numeri incongruenti per CNA Veneto che sottolinea come si tratti di una fotografia parziale perché le risorse assegnate sono ancora una piccola parte, il 22% dei 222 miliardi, ma sufficiente a intuirne l'orientamento. Al momento la quota di risorse destinata al territorio Veneto è sicuramente sottodimensionata rispetto al contributo che il territorio Veneto dà sia in termini di PIL pari al 9,2% sia in termini di popolazione che siamo all'8,2%. Risorse che per il momento sono destinate soprattutto alla transizione ecologica, alla salute e all'inclusione sociale, opere che difficilmente coinvolgeranno le piccole e microimprese. Riteniamo che il progetto più importante da mettere in campo in questo momento è quello di puntare alla digitalizzazione delle piccole imprese in termini di efficientamento dei sistemi, in termini di competenze e formazione delle nuove generazioni, ed è per questo che ai tavoli, nelle varie opportunità, noi stimoleremo questo tipo d'approccio anche in un'ottica di sinergia con le regioni vicine, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Le PMI hanno svolto un ruolo di traino nella ripresa post pandemica e tuona CNA Veneto devono poter accedere ai fondi per evitare brusche frenate. Riteniamo quindi opportuno che nei prossimi passaggi ci sia spazio affinché la parte relativa alla transizione ecologica e alla innovazione con la digitalizzazione possa avere un scontro diretto e un rapporto diretto con le nostre imprese rappresentate, che ricordo sono state fino adesso le attrici principali della crescita economica dopo la pausa, dopo il blocco della pandemia. La mancanza di risorse aggiuntive per la crescita di queste aziende potrebbe inficiare quindi questa crescita che c'è stata. Pesante calo delle iscrizioni alla scuola dell'obbligo per l'anno 2022-2023, oltre 7.000 alunni in meno. 7.142 banchi vuoti in più nelle scuole del Veneto. Si fanno sempre meno figli e questo si riflette nelle iscrizioni ai primi anni della scuola dell'obbligo. Nelle classi prime delle elementari a settembre ci saranno 3.295 bambini in meno rispetto all'anno in corso. Alle prime delle medie mancheranno 3.202 ragazzi. Numeri che confermano il trend negativo degli ultimi 10 anni, ma se nel 2021 c'erano 5.000 iscritti in meno, quest'anno si supera i 7.000. 7.000 e rotti numeri sembrano, sono persone, sono bambini che non ci sono più. È un'intera vallata, per esempio la Val Brenta, una serie di comuni che si sono riuniti, hanno esattamente quella popolazione lì. È come averli cancellati del tutto. Si cancellano interi quartieri di una città. Verso lo spopolamento, la situazione è peggiore a Rovigo. Alla primaria iscritti in calo del 12,5%.
2,6%. Guardando i numeri è invece Verona quella di maggior impatto, meno 819 bambini rispetto all'anno scorso. Seguono Treviso, meno 725 e Padova, meno 567. Il rischio è che aumentando il numero di banchi vuoti si decida di cancellare scuole e presidi. A Mestre a rischio le prime elementari in 3 scuole. Ci sono delle località anche come alcune zone della montagna, bellunese, ma anche la nostra stessa montagna o i piccoli paesi che soffrono ancora di più. Abbiamo tenuto aperta la scuola di Sant'Erasmo. Guardi, la scuola di Sant'Erasmo è una piccolissima isola di Venezia, ci sono 6 bambini e uno direbbe: ma perché tieni aperta una scuola per 6 bambini? Perché altrimenti quelle famiglie si sposterebbero e altrimenti quel territorio sarebbe completamente desertificato. Se da una parte bisogna mantenere i servizi, dall'altra servono sostegni a natalità e famiglia. Troppe volte il messaggio è diverso: una donna è libera se non ha figli, una donna è libera se fa carriera. Su questo, per esempio, io, l'assessore al lavoro con la delega alle pari opportunità, sto facendo molto, perché nella prossima programmazione europea abbiamo messo 40 milioni di euro solo per la conciliazione della vita del lavoro per quanto riguarda la maternità e il fatto che le donne possano essere attive e anche madri. 100 tra fogli di via e decreti di allontanamento, 50 kg di droga sequestrati e 4 locali chiusi. Il bilancio di un mese di blitz delle forze dell'ordine di Vicenza. Un mese di intensa attività investigativa, controlli potenziati sull'intero territorio dal 10 gennaio al 10 febbraio. Il giro di vite sulla criminalità diffusa ha prodotto dati impressionanti. 3.000 persone controllate, un centinaio tra decreti di allontanamento e fogli di via e 4 locali chiusi con altrettante licenze sospese. Sono 2 nel comune di Vicenza, uno a Valdagno e uno a Montorso Vicentino. E altri esercizi pubblici sono tuttora sotto esame. Io capisco che per quanto riguarda i gestori possa creare dei malumori, però la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è un aspetto importante, prioritario per quanto riguarda la convivenza civile. Al comando dei carabinieri di via Muggia si fa il punto sulle operazioni compiute. La finalità di questi servizi è proprio questa, quella di infondere sicurezza alla popolazione e soprattutto anche nel settore dei reati predatori, che sono quelli che destano particolare allarme. Quindi sono stati svolti nell'ultimo mese, ma verranno svolti anche nei mesi successivi attraverso anche delle pattuglie appiedate da parte dei carabinieri sul territorio. Abbiamo avviato delle attività di indagine, ci hanno portato in meno di un mese a sequestrare più di 50 kg stupefacenti e a trarre in arresto 5 soggetti che riteniamo avevano anche il compito di distribuire nella città di Vicenza, soprattutto nelle aree di spaccio principali, hashish e stupefacenti. E una serie di attività sono pronte a scattare dai prossimi giorni. La settimana prossima ne è prevista una ogni giorno, di cui 4 nel comune di Vicenza e 2 nella provincia, in zone diverse della provincia di Vicenza. E anche queste verranno poste in atto con l'impiego del reparto prevenzione del crimine della Polizia di Stato, con un reparto specializzato proprio per questo genere di attività di prevenzione e repressione del territorio. Entro l'estate, infine, attivate 3 telecamere in altrettanti varchi della città con il Targa System. I varchi sono precisamente uno in Viale Trieste, uno è situato nella Marosticana e uno è situato all'incrocio del Gallo, esattamente verso la Riviera Iberica. Uccise il padre a colpi di macete, l'omicidio un anno fa in un piccolo campo rom di Rovigo. Oggi arriva la condanna per la fidanzata del ragazzo, che avrebbe anche incitato il minorenne a compiere il gesto. Avrebbe giocato un ruolo fondamentale nell'omicidio del padre del suo fidanzato allora minorenne. Annalisa Guarnieri, 27enne di Adria, è stata condannata a 21 anni di reclusione. È il 4 febbraio di un anno fa quando in questo campo rom di Sant'Apollinare, frazione di Rovigo, avviene la tragedia, un figlio che ammazza il padre a colpi di macete. Annalisa da poco abitava in una di queste roulotte con il fidanzato 17enne, qualche attrito con la famiglia, forse per questione di soldi. Quella sera, secondo quanto ricostruito dal PM, Annalisa Guarnieri avrebbe incitato il fidanzato a compiere il folle gesto, nonché aiutato a reperire l'arma del delitto. 2 macete di mezzo metro, uno l'ha usato per minacciare la madre di fratelli del suo ragazzo, per tenerli lontani, mentre il giovane, con l'altra arma, si rivolgeva verso il padre Edis Cavazza, 45enne sinto. L'uomo ha cercato inutilmente di scappare verso
verso l'abitazione di un vicino. Colpito la clavicola sinistra del figlio, si accasciò vicino al cancello di questa casa. Poi la fuga di due fidanzati, fermati dopo 3 ore dalla polizia. Un anno dopo la sentenza del processo di primo grado, la giovane di Adria è stata condannata a 21 anni di reclusione, nonché a pagare un risarcimento di 1.800.000 euro, pari a 300.000 euro a testa per la madre e di 5 figli della vittima. Il processo, a carico dell'ex fidanzato, nel frattempo diventato maggiorenne, è tuttora in corso al Tribunale per i minori di Venezia. Ho ereditato da mio padre la passione per la terra e l'agricoltura. Oggi, più che mai, valore della vita stessa. Penso ai giovani, al loro futuro, al passato e al presente. La madre terra era e rimane ancora oggi fonte di vita, di lavoro e sostentamento di molte famiglie. Dal Toso Adriano, per un'agricoltura geniale, sempre più moderna, competitiva ed ecosostenibile, che premia l'innovazione e la multifunzionalità. Di nuovo in diretta con TG Veneto News, ora storie di pazienti guariti da rari tumori, 28 racconti raccolti in un libro, tra questi anche la storia di Ornella, una signora vicentina che a Negrara, nel Veronese, ha trovato la giusta terapia e adesso è guarita. Io 5 anni fa sono stata colpita da una patologia rara, un cancro nero endocrino, che è un tumore raro. Ho girato 16 mesi per gli ospedali del Veneto, che nessuno capiva di cosa soffrivo, e poi invece ho avuto la fortuna di essere ricoverata in una struttura che è il Don Calabria di Negrara, e lì ho conosciuto delle persone che sono degli angeli che mi hanno salvato la vita. Ornella è guarita da un tumore neuroendocrino, patologia rara in aumento ma che rappresenta comunque un gruppo di neoplasie con un comportamento clinico variabile, tumori che possono insorgere in qualsiasi organo o tessuto ma più comunemente nel tratto gastroenterico e nel polmone. La storia di Ornella è quella simile a tante persone, 28 di loro hanno deciso di raccontarla in un libro dal titolo A dorso di zebra in viaggio con il NET. Non sapevo cosa mi sarebbe successo, tant'è che ero arrivata proprio al limite, tanto da fare appunto il testamento biologico, e poi invece in questo reparto mi hanno detto che ci avrei dovuto provare a fare l'intervento. Ornella ha trovato la giusta cura all'ospedale di Negrara, seguita da un'equipe di cui fa parte anche la dottoressa Letizia Boninsegna, chirurgo del pancreas. L'aiuto di più specialisti, integrato di più specialisti, che step by step decidono l'approccio terapeutico più corretto per il paziente, migliorano la prognosi del paziente e prolungano la sopravvivenza del paziente con un'ottima qualità di vita. In Italia c'è un'associazione di pazienti con tumore neuroendocrino fondata nel 2012, la NET Italy. Chi volesse maggiori informazioni può cercarla sul web o su un canale apposito di YouTube, dove sono raccolte storie e testimonianze che danno speranza, come quella di Ornella. Buone notizie per il lago di Garda e per il turismo. E in vista della Pasqua stanno arrivando numerose prenotazioni dalla Germania ma anche dal mercato inglese. Dopo un Natale e un Capodanno neri, il turismo sul Garda sta rialzando la testa. I segnali di ripresa ci sono tutti, a partire dalle prenotazioni per la Pasqua. Un periodo turistico completamente saltato nel 2020 e nel 2021, quando, lo ricordiamo, c'era stato il primo lockdown totale e l'anno dopo le regioni erano chiuse. Il 2022 è l'anno dunque della Pasqua ritrovata. I numeri non sono come quelli del 2019, ma le prospettive per Federalberghi sono più che buone. Per il 60-65% sono prenotazioni che arrivano dal mercato tedesco. Infatti la Germania, specialmente la Baviera, è il nostro cliente maggiormente affezionato. Con 4-6 ore di macchina siamo facilmente raggiungibili. Poi c'è il Nord Europa, quindi l'Olanda, il Belgio, i Paesi Bassi,
e per fortuna diciamo un 10% rappresenta il mercato inglese, con un 85, quasi 90% delle presenze che facevamo nel 2019. Sul fronte della promozione turistica ci sono novità importanti, a partire da nuove sinergie tra gli albergatori veronesi, bresciani e mantovani, perché per il turista il Garda è uno solo e comprende anche le mete dell'entroterra. Bisogna allargare le vedute e fare una promozione che riguarda il lago di Garda, la provincia, le colline moreniche e il mantovano, tutto quello che sta intorno, perché il turista, come è giusto che sia, non comprende le divisioni a livello comunali piuttosto che provinciali o piuttosto che regionali. Io faccio l'esempio del lago di Garda, è bagnato da 3 regioni. Ma questo turista non lo comprende, non lo sa. Per lui quella è la destinazione, il lago di Garda. Il Covid ci ha insegnato che dobbiamo fare rete, che dobbiamo piantarla, di pensare ognuno al proprio orticello. Mentre sono tante le coppie di innamorati arrivate in questi giorni a Verona in vista della festa di San Valentino. Sono immagini che fanno bene, dopo tanto buio e tanto vuoto, un weekend, questo all'insegna del sole e del ritorno della gente per le strade. Veronesi sì, ma molti, moltissimi da fuori Verona. Piazza Bra è tornata ad essere il passeggio di tanta gente e soprattutto sono tornate le file in via Cappello, e non sono certo veronesi quelli che aspettavano oggi di entrare alla Casa di Giulietta, dove peraltro sono in corso le operazioni per snellire le code. Casa di Giulietta, che è il simbolo dell'amore e della festa di San Valentino, dopodomani. Verona vestita di rosso, in centro e anche all'Arsenale, dove i cuori da oggi abbondano grazie alla pista di pattinaggio su ghiaccio, che dopo il successo di presenze nel periodo natalizio è stata adattata all'occasione proprio per la festa di San Valentino. Credo che sia un bel modo di accogliere le tante coppie che noi pensiamo in questi giorni arriveranno a Verona, che è la città più romantica d'Italia, e abbiamo cercato di fare in modo che appunto questo romanticismo si declinasse in tanti modi. Nella pista di pattinaggio c'è una bella struttura in Corte Mercato Vecchio, dove a forma di cuore, dove le coppie potranno fotografarsi, ma anche tanti appuntamenti culturali da vivere insieme. La location della pista di pattinaggio qui all'Arsenale di fronte a Castelvecchio, bellissima, ha funzionato tantissimo perché ha avuto un successo incredibile, e quindi l'abbiamo appositamente prolungata fino ad oggi, quindi qui abbiamo vissuto tante giornate sotto Natale. Adesso insomma, Verona in love, San Valentino, Verona è la città dell'amore, quindi era giusto anche portare fuori dal centro storico, così come percepito, portare fuori in un posto che è veramente bellissimo, a me piace tantissimo. Da pista natalizia a pista romantica, dunque, con palloncini a forma di cuore e una grande scritta Love, cornice ideale per divertirsi e trascorrere momenti romantici nella città per antonomasia dell'amore. E anche Cortina in festa, ma per Stefania Constantini, la neocampionessa olimpica, ha fatto ritorno in terra ampezzana ad attenderla in piazza moltissima gente in una serata ricca di emozioni. Le lacrime all'inno nazionale, cantato insieme a tutta la piazza, sono forse il momento più emozionante della serata ampezzana. Cortina ha reso omaggio alla neocampionessa olimpica Stefania Costantini nel giorno del suo ritorno in Italia, dopo aver vinto l'oro nel curling doppio misto ai giochi di Pechino. Una festa degna di una regina, che con il suo volto così puro, con i suoi occhi da tigre e con il suo semplice sorriso, ha fatto innamorare una nazione intera. Erano tantissimi in piazza di Bona venerdì sera ad attenderla. Stefania è atterrata all'ora di pranzo all'aeroporto di Milano Malpensa, accolta dal fidanzato Domenico e da alcuni degli amici più stretti. A scortarla fino a Cortina è stata la polizia, corpo di cui da poco è entrata a far parte. All'inizio di Corso Italia, la campionessa olimpica con la medaglia al collo è salita su un sidecar e si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni ai giornalisti. Poi la sfilata tra due ali di folla, accompagnata dalla banda cittadina e dalle bandiere dei sestieri di Cortina. In piazza di Bona, il suono festoso delle campane si è mescolato con quello degli applausi fragorosi.
tanta emozione e tanti grazie. Il boato del pubblico, l'abbraccio con la mamma e poi video emozionali che hanno ripercorso il suo cammino vincente. Stefania sembra ancora non crederci. Mi è più difficile stare qua senza piangere piuttosto che tirare l'ultimo tiro, veramente. Cioè. C'è chi la vede già come portabandiera alle Olimpiadi di casa nel 2026, quando all'Olimpico la Costantini giocherà da campionessa in carica. Avete presente le favole? Quella di Stefania è appena iniziata. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i programmi delle nostre reti. Arrivederci.